Buonasera, benvenuti, ben arrivati a questa nuova puntata di Semi di Speranza sul Popolo della Famiglia TV. Grazie per essere con noi, grazie per un mi piace e un condividi a questa puntata che insieme a Francesca Centofanti e a Barbara Moi, che siamo la redazione, invitiamo tutti voi a condividere e a invitare questa puntata, perché come potete vedere dal titolo, questa sera parliamo di protezione di minori e ne parliamo con Don Fortunato Di Noto, che tra un po' apparirà ai nostri... Ah, che bello, eccoti qua, che apparirà sui nostri schermi se Facebook ce lo consente. Vediamo se funziona. Io ti sto inserendo, vediamo se riusciamo a... Grande! Bellissimi. Ciao, Fortunato! Ciao! Mi senti? Sì, io grazie, mi sento, sì. Grazie, sono, grazie confesso, voi. Sono emozionata. No, per carità. Sono emozionata, Fortunato, perché... perché quando si ha la possibilità, l'opportunità e la grazia di avere nella nostra piccola televisioncina, che è una pagina Facebook, una persona che da 30 anni, perché 2019 compie 30 anni quest'anno, Meter, si batte in maniera così stoica e così concreta per prevenire, ma soprattutto per difendere i bambini, un'emozione per chiunque penso ci sia. Io poi sono una mamma, quindi ho due figlie e quindi penso ancora di più la gioia e l'emozione di averti con noi. Quindi grazie per questa disponibilità, Fortunato, grazie. No, grazie a voi che mi date l'opportunità di poter condividere non solo un'esperienza, ma un impegno senza sosta, ecco, nei confronti della tutela dei bambini. Credo che i bambini sono ancora oggi, per fortuna, le uniche persone che potrebbero unirci di più. Ecco, al di là di ogni steccato, di ogni pensiero, di ogni, ma anche perché no, di ogni religione, di ogni credo, dovrebbero essere gli elementi principali per poter stare insieme, lavorare insieme, costruire insieme una buona società, una buona chiesa anche, aggiungerei. Società e chiesa, bravo, una grande comunità, poi è questo, no, donna? Sì, una grande comunità. Una grande comunità. Fortunato, mi dai del tu, io ti do del tu perché insomma mi hai gentilmente concesso di darti del tu. Abbiamo, diciamo, un canovaccio, no, di domande. Io rileggendola mi è venuta in mente un'altra cosa, io vado un po'... così a braccio, perché sono particolarmente, lo sento particolarmente mio. 1989, tu vuoi fortemente l'associazione. Tu sei sacerdote, sei diventato sacerdote nel 91, se non ho letto male, insomma, per quanto riguarda i dati biografici. Però nell'89 tu vuoi fortemente questa associazione e nasce Meter. Io immagino che nel tuo cuore, nel tuo animo, Meter o l'idea di Meter fosse nata prima. Ti va di raccontarci questo? E poi arriviamo a come nasce Meter e a come si sviluppa le attività che portate avanti, come si è ampliata e quali sono gli obiettivi che vi ponete e diciamo, i risultati che avete raggiunto. Diciamo, così diventa più... e poi sto zitta io così ti ascolto, se no ti interrompo. No, io ti ringrazio perché mi riporti alla mia storia, che è una storia certamente personale, però è corroborata da tante amicizie, da tante persone che ancora oggi mi accompagnano in questa avventura, che evidentemente ha fondamento, innanzitutto, molto probabilmente per una sensibilità che il Signore mi ha donato. Del resto, già da adolescente, dopo che studiavo o quando studiavo, andavo, allora si chiamavano orfanotrofi, cioè si andava là, facevo un servizio, ecco, mi domandavo tante questioni da adolescente, perché io ringrazio il Signore di aver avuto, ancora ce l'ho, non più papà e mamma perché sono morti, ma comunque una famiglia molto viva, molto solida, molto semplice, un papà carabiniero, una mamma casalinga,
siamo stati in giro per mezza Italia, che ci ha permesso, ecco, anche di avere una sensibilità particolare nel rispetto delle regole, dato che questo papà era carabiniere, nella condivisione di ansie, di dolori, di difficoltà. Però devo essere onesto, la mia famiglia mi ha sempre aiutato a capire e a inchinarmi sul dolore dei piccoli, dei bambini. Cioè, ci ha permesso di poter vivere un'esperienza significativamente partecipativa. E poi non posso dimenticare nella mia infanzia la possibilità che ho avuto di poter nutrirmi della parola di Dio sempre, costantemente. E se mi permettete questa mia cosa personale, quando io feci la prima comunione, io non ho mai perso un giorno di Eucaristia. Ci sono andato tutti i giorni fino ad adesso, ma sono anche preso. E allora perché? Perché solo da una intima amore per il Signore Gesù, per un rapporto profondo, intimo, tutto si snoda in una logica nuova. Perché se è vero come è vero, il Signore ci chiede di amarci gli uni gli altri, come lui ci ha amato con la vita, amando fino alla croce, se in quell'esperienza noi cogliamo anche con la sensibilità che uno ha, l'innocenza ferita, lui il più innocente ha ucciso, il primo colui che anche nel Rinascimento viene rappresentato come un bambino Gesù in croce. Betlemme significa la casa del pane, che si dona sempre, costantemente. Allora vedete, questa sensibilità che è un dono del Signore, ovviamente non è merito mio, io sono un poveraccio come tutti gli uomini fragili del mondo, però mi ha dato questa possibilità, cioè la possibilità di poter guardare oltre, ma guardare dentro. Perché vedete, prima del verbo amare c'è il verbo guardare, ci diceva Benedetto XVI. Perché chi guarda può amare interiormente. Allora, aver incontrato l'infanzia violata, aver avuto tanto, tanto da vedere anche i miei compagni che magari non avevano famiglie distrutte, famiglie molto fragili. Però io mi domandavo la grande fortuna che ho avuto di avere una famiglia. Perché da quella famiglia, io, dalla mia famiglia, io ho imparato ad apprezzare e amare un'altra famiglia che è la Chiesa. Perché io ho tante mamme, in un certo qual senso. Prima, la Madre Celeste, e ovviamente non dimentichiamo Giuseppe, Gesù, ecco, il padre putativo che ha fin dall'inizio, come dire, protetto il suo figlio Gesù. Dall'altra parte, la Madre Chiesa, che io non tradirei mai, per nessuna ragione al mondo. Non ci sarà mai la possibilità di poter, nel mio cuore, tradire la bellezza e l'appartenenza alla mia madre, che è la Madre Chiesa. Io non offenderei mai la Madre Chiesa, perché offendere la Madre Chiesa significa offendere tutti i battezzati, e quindi a maggior ragione che grande responsabilità. E poi mia mamma, come queste mamme che mi accompagnano, mi sostengono in una grande famiglia che poi è la Chiesa e la società intera, partendo sempre dai bambini. Mia, grazie. Questa è una bellissima testimonianza, Fortunato, e mi colpisce molto perché noi ci parliamo oggi per la prima volta e ascoltandoti abbiamo in comune tanto, perché io sono figlia di un militare con una mamma casalinga. Bellissimo. E mi sono ritrovata in quello che racconti tu. Perché anche noi abbiamo viaggiato con la mia famiglia, ci siamo spostati tanto e probabilmente in primis mamma che comunque è sempre stata il faro della fede, no? È stata mia madre che ha insegnato la fede a noi figli e l'ha tenuta viva in famiglia finché c'è stata. E il nostro viaggiare, il nostro spostarci ha rafforzato i rapporti all'interno della famiglia e ci ha avvicinato alla fede. Quindi grazie per questo excursus, questo a farci ripercorrere quella che è stata la tua infanzia e quello che è stato il cammino che ti ha portato poi a volere fortemente Mater, Mater ad Avola. Perché Avola? Al di là del punto logistico, voglio dire, no? Al di là della terra meravigliosa che è la Trinacria, che io di cui sono innamorata, perché Avola?
Beh, E non perché Palermo, e non Palermo, non so, hai capito cosa intendo? No, hai capito quello che volevo dire. sai, io ho l'espressione di Sant'Antonio da Sant'Antonio Abate, che nei suoi scritti scriveva una cosa bellissima. Ci diceva, diceva a noi, che l'abbiamo ora ascoltato e letto, che devi, quando il Signore ti mette in un posto, muorici. Cioè dire, io la provvidenza mi ha riportato ad Avola, perché prima io ho fatto giovanissimo il parroco al santuario diocesano di Santa Maria Scala del Paradiso nella diocesi di Novara. Poi per la disponibilità che il vescovo allora, Nicolò, uno degli ultimi padri conciliari, mio vescovo che mi ordinò sacerdote, avevamo un bellissimo rapporto, ma ancora oggi ho comunque un rapporto con il mio vescovo attuale, Monsignor Antonio Stagliano, mi chiese di venire ad Avola, in questa parrocchia periferica. La parrocchia periferica, le cosiddette periferie esistenziali o le parrocchie di periferia, già lì noi io li vivo da sempre, però era veramente una parrocchia di periferia, ancora oggi è nella periferia della città di Avola, con le tante problematiche che mi sento dire. Una bella parrocchia, una parrocchia nel senso bella di persone, di vita. Allora, collocandomi qua, mi accaddero dei fatti particolari. Il primo fatto è che mi accorgevo di alcune piccole storie che venivano da me a raccontarmi, mi dicevano, sai, ho fatto le cose che fanno i grandi mi fanno fare delle cose. Però io cercavo di capire perché. Secondo, il suicidio di un ragazzino che avevo salutato a mezzanotte e alle 2 si impiccò. E anche questa è una domanda che mi ponevo, perché mi ha salutato, l'ho salutato, mi ha detto che era questo dramma, non avevo visto questo dramma. Poi il tentato omicidio personale da parte di una mamma che ha preso la propria bambina sul filo di un lampadaio, e io un carabiniere arrivando a salvarla. Ecco, queste situazioni. Poi, devo essere onesto, si aggiunge la possibilità che ho avuto fin negli anni 90, poi si è sviluppato sempre di più, avere i primi collegamenti in internet. Forse sono stato, ma non lo dico io, lo dice la storia, uno dei pionieri per aver visto la prima volta del materiale pedopornografico. Tenete conto, se mi permettete, la prima mozione al mondo votata al Parlamento italiano porta proprio il mio nome. Allora c'era il presidente Violante, tutto il Parlamento lo votò, impegnando il governo nel 97 a iniziare l'iter di percorso legislativo e soprattutto giuridico per avere nuove norme contro la pedofilia e la pedopornografia come nuova forma di schiavitù. Non lo dico per orgoglio, perché mi voglio No, no, vantare, credo. però è interessante saperle queste cose. C'è un prete, quando non si parlava assolutamente di questo fenomeno, ma credetemi, assolutamente di questo fenomeno, ecco, nel profondo sud, nella città di Avola, ci fu questa intuizione. Io elaboro questa storia con una frase del libro dell'Esodo, che dice che Dio vide la sofferenza del suo popolo e delle cose qui. Ecco, io l'ho parafrasato un po'. Dio vide la sofferenza dei bambini e qualcuno lo chiamò per prendere. Ecco, io penso che il Signore mi ha dato nel mio ministero sacerdotale, giovane allora sacerdote, avevo poco meno di 30 anni, ora ne ho 56, diciamo, sono un po' più vecchio. Ecco, quindi di Siamo conseguenza. coetanei, fortunati. Sì, siamo coetanei, allora non siamo vecchi. E quindi mi sono impegnato a cercare di dare una risposta, perché vedete, la carità che deve diventare operosa non può restare come idea, come ideologia, come elemento filosofico, né tantomeno soltanto un'idea, ma doveva incarnarsi. E allora aver pensato di dare una possibilità nuova e alcune risposte ad un'emergenza che io ritenevo poi nella mia vita sacerdotale una missione, una vera e propria missione, ecco, impegnata a dare un senso profondo di risposte al dramma dei bambini. Scusate se mentre mi muovo, perdonatemi, al dramma dei bambini, allora voi capite che mi diede la possibilità di dare un maggiore impulso, un impegno, non soltanto volontaristico,
proprio un impegno serio, ma anche nel scalfire gli ambienti politici che allora si approcciavano a questo fenomeno in maniera un po' differente. Ciò non significa che oggi non c'è differenza. Quindi andando ad Agola, come parroco, come giovane parroco, con un gruppo di giovani iniziamo questa avventura. Vi posso garantire, se mi permettete questa ulteriore testimonianza, me ne hanno fatte di difficoltà. Lo Stato veramente è stato contro di me all'inizio. Non vi dico le vessazioni, le circospetti, le ingiurie, le calunnie anche da parte di persone che io ho ricevuto, ma ciò non significa nulla, perché quello che è importante è impegnarsi affinché, non dico che sarebbero tutti i cammini del mondo, però sapete, a distanza di tanti anni, pensare che abbiamo accolto negli ultimi 15 anni 1600 vittime, pensare che abbiamo denunciato al mondo più di 30 milioni di video e immagini pedopornografiche di bambini da 0 a 13 anni. Allora, voi capite che dovevamo iniziare. Ora, comunque, tutti siamo diventati anche un po' esperti di questo fenomeno. E chi ben venga l'esperto, ma non è un problema di esperto, è un problema di umanità, di sincretizzare l'impegno costante nei confronti delle vittime. Ecco, dalla profondo sud, dalla città di Avola, bellissima, perché vedo Avola e le mandorle, il mare, però è anche vero che c'è anche un impegno da parte nostra di fare il possibile affinché noi possiamo dare una speranza ai bambini. Scusa se sono prolisso, lungo, perdonami. Guarda, cioè, fortunato, io ti dico, io ti sento, ti ascolto e sono rapita. Ci stanno scrivendo nei commenti, non so se riesci a vederli, che sembra che l'audio non venga recepito in maniera completamente pulita. Non Quindi, so come no, poter non so, tu fare. come lo stai, che c'hai il tablet o c'hai il telefono No, il telefono. tu? Hai il telefono, quindi non vorrei che magari con la mano stai tenendo, hai visto, c'è il telefono, no, da questa Ah, parte hai il microfono naturalmente che sì, forse avete involontariamente ti... ragione. Non lo so, Ora l'ho io tolto, non vedevo. so come si sente. Ora No, si vedevo sente i meglio? commenti. Beh, sì, io sentivo bene anche prima, però vedo che chi è in diretta ci sta scrivendo che non ti C'è qualche problema sentivano. all'audio. Ok. Probabilmente sì. Non sei affatto prolisso, fortunato. Anzi, io ti ascolto rapita perché tu nel parlarci, al di là delle testimonianze e ci racconti di quello che. Di come il Signore ha operato nella tua storia e attraverso la tua storia negli altri. Quindi, comunque, è una testimonianza meravigliosa. Ma soprattutto nel tuo parlare anticipi quello che ti sto per chiedere io. Quindi, è una meraviglia. È Capito. proprio lo Spirito Santo, cioè, mi leggi nel pensiero, è perfetto. Probabilmente sì. Quindi Sì. assolutamente non sei prolisso, ma io rimango scioccata perché purtroppo noi siamo consapevoli dell'orrore che si compie e da cristiani sappiamo che è il dolore dei bambini che regge il mondo. Noi di questo siamo consapevoli, no? O quantomeno un minimo ne abbiamo idea, sebbene sia terribile e doloroso. Ma quello che a me ha colpito... 30 milioni di video sono un'infinità. Sono tantissimi, fortunato. Sì, ma sono un'infinità perché corrispondono orientativamente a più di 20 milioni di bambini. Cioè dire, il problema degli abusi sui minori, per carità di Dio, gravissimo, lo voglio già anticipare, se ci sono stati sacerdoti che hanno compiuto questi atti così aberranti, tragici, permanenti, con un danno che non si risolve facilmente, quindi è da condannare senza mezzi tempi, però è un problema mondiale. Noi ogni anno produciamo il report METER. Molte volte qualcuno lo legge come se una specie di statistica, di società statistica che lo abbiamo chiamato per fare dei numeri. No, quello è il nostro lavoro quotidiano. Cioè dire, dietro ogni numero c'è una vittima. E questo è bene che l'ho preciso. Ma quando parliamo però, e io spero che chi mi ascolta, speriamo di chiarire qualcosa, quando parliamo di pedofilia e pedopornografia,
Stiamo parlando di bambini da prepuberi a neonati, o da neonati a un massimo di 12-13 anni. Quindi noi stiamo parlando di un fenomeno che viene confuso, per carità, sempre grave, agli abusi sui minori che vanno dai 14 in su. Pertanto, che significa? Che è sempre abuso, perché l'abuso è abuso, però c'è un'aggravante, c'è quella della eccessiva, profonda manipolazione e soprattutto forma di schiavitù nei confronti di bambini che di fatto non potranno mai difendersi, che di fatto sono sottomessi schiavi sessuali di adulti che hanno ritenuto, nella loro perversione, di rendere i bambini oggetto della loro perversione sessuale. Allora, ecco, ho voluto precisare questo perché molte volte noi confondiamo troppo. Cioè, quando noi confondiamo come associazione sì dei minori, dell'infanzia da 0 a 18 anni, quindi dei bambini, però con una particolare attenzione, l'abbiamo sempre fatto, ai bambini coinvolti nella stupida abuso sessuale da parte di persone adulte o più o meno adulte, e soprattutto legate alla cosiddetta pedocriminalità, perché la pedocriminalità non è una cosa inventata di questo prete che vi parla, ma è un fenomeno gravissimo dove si lucra sulla innocenza dei bambini con mercati floridi e società criminali che ovviamente guadagnano sulla innocenza dei bambini. Allora, voi immaginate, mi fai citare, una delle ultime piattaforme lo scorso anno denunciate, c'erano 60 neonati stuprati. Ora, quando io vi dico 60 neonati stuprati, chi mi ascolta è papà, mamma, persone che sicuramente già stanno inorridendo, come tu hai sugli occhi. Allora, ma voi non pensate che un'associazione come la METER, che denuncia 60 neonati in una piattaforma tedesca stuprati, bene, non si dovrebbe sollevare il mondo? Ebbene, di fronte a questo, il totale silenzio. E stai, guarda, io ti seguo da prima che iniziassi a militare nel popolo della famiglia e dei stupri sui neonati avevo letto perché e non riesco a, non ce la faccio, fortunato, non riesco neanche ad articolare, no, per quanto è aberrante. Allora, tu mi hai anticipato la domanda successiva, che è quella di questo silenzio. Tutti sanno, ma i media raccontano quando c'è, e qui io volevo accennare velocemente il summit che si è chiuso, perché è stato un vero e proprio summit, quello che eccezionalmente organizzato, ha voluto fortemente Papa Francesco sulla tutela dei minori, però sorvolare perché ci vorrebbero quattro puntate, quattro interviste solamente per parlare di questo. Ma i media, allora lì sì, condannato, innocente, non innocente, vanno a tirare fuori. Allora di quello i media, quando c'è da mettere in croce un sacerdote, con tutto che è indegna, cioè il mio non intendi quello che voglio dire, no? Allora lì i media titoloni, ma quando è necessario fare i titoloni su fatti come questi, che sono da tenere sulle prime pagine dei giornali per mesi, mesi, tutti i giorni, ma a livello internazionale il silenzio. E qui andiamo sull'altra domanda che ti volevo fare io. Voi collaborate con la polizia postale, la polizia di Stato, avete allargato anche con la polizia polacca. Ora, faccio una domanda da ignorante, da mamma. C'è attualmente una collaborazione tipo un Interpol per la pedofilia? Sto ipotizzando. Se c'è, è attiva ed è fattivamente attiva. Se non c'è e se è un progetto, si può attuare? Perché queste sono le due cose, perché se ci sta, evidentemente non funziona bene,
perché se voi avete voluto segnalare questa quantità di video, significa che la polizia non ce la fa. A me viene da chiedermi, ma com'è possibile che, per carità, per fortuna che ci siete voi, ma voi dovreste fare anche altro? Non so se riesco a spiegarmi, Fortunato, capito? Sì, È no, fondamentale il no, lavoro che comprendo. fate voi, ma quello che fate voi dovrebbero già farlo le forze dell'ordine che sono preposte a una cosa del genere. Non lo Comprendo, so, comprendo. No. Allora, dobbiamo dire una cosa, le forze dell'ordine preposte fanno il loro lavoro. Anzi, devo Sì. dire la verità, che la Polizia Postale Italiana ha una grande competenza e certamente dà il proprio contributo quando si tratta particolarmente di situazioni legate agli italiani, ovviamente, anche se compiono dei reati in server stranieri. Cioè, io credo che il tentativo della collaborazione tramite l'Europol, l'Interpol, quando si tratta di operazioni particolari e dove si richiede una collaborazione, credo che nel bene e nel male si attua. Tanto per dare un'idea, noi con le nostre segnalazioni negli ultimi 15 anni si sono sviluppate 23 operazioni nazionali e internazionali. Stiamo parlando di circa 9.000 indagati, 400 arresti, solo con le nostre segnalazioni. Poi c'è l'autonomia dell'investigazione della polizia che fa il proprio servizio. La cosa più che inquieta è questo dato. Se mai smentito, per giunto l'ha citato anche nel summit del Santo Padre, nel discorso finale, riportando dei dati internazionali. Se ci sono nel mondo, soltanto in Europa, circa 20 milioni di minori abusati sessualmente, e se facciamo il rapporto uno a uno, significa che abbiamo noi 20 milioni nel nostro territorio europeo di predatori sessuali per Esatto. minori e su minori. Ora, ciò significa che non so se li vanno a individuare quanti carceri dovremmo costruire, ecco, per ovviamente far sì che possano scontare una pena per il reato commesso. Pertanto, voi capite che non è solo quello il problema, perché il problema è vero, noi segnaliamo in tutto il mondo, hai citato la polizia polacca dove c'è una collaborazione di protocollo, ma io vi cito anche la polizia francese, la polizia tedesca, la polizia neozelandese, la polizia giapponese, quindi noi segnaliamo a tutte le polizie possibili, ma non è un problema delle polizie. Il problema che oggi attualmente, sebbene qua i telespettatori no? Ci sono più di 30 nazioni, 35 nazioni che non hanno ancora una legge contro la pedopornografia, 68 nazioni che discutono sul problema dell'età del consenso e quindi ci sono ancora norme tra le norme che non obbligano i server provider, i colossi del web, a fornire indicazioni relative all'individuazione dei soggetti pedopornografi e quindi di conseguenza se noi segnaliamo che dall'altra parte i server provider del mondo non danno opportunità di segnalazione, mi dovete dire come la polizia dovrà No, intervenire. Che si appellano al concetto della privacy nel web. Ecco, sono cose semplici, tecniche, però che noi sappiamo e conosciamo e che cerchiamo di incidere per quanto ci è possibile in un cambiamento di prospettive, di obblighi anche da parte dei colossi del web. Perché vedete, i colossi del web, speriamo che ora in questo momento Facebook non ci censura, perché automaticamente stiamo andando a colpire uno dei più grandi colossi del web che ha in mano gran parte del web. sai che c'è? Aspetta, forse devo ti do la conferma perché forse andiamo anche in contemporanea su YouTube, quindi ce lo censurano da tutte e due le parti. Ecco, benissimo, benissimo. Però ad esempio su YouTube che sono intervenuti per quanto riguarda dei video che promuovevano la liceità, ma anche alcuni video particolari coinvolgenti dei minori, hanno fatto una lettera proprio oggi dicendo ma in fondo noi facciamo sì il nostro monitoraggio, cercheremo di filtrare, ma noi non abbiamo responsabilità legali in tal senso. E no, perché i colossi del web devono assumersi delle responsabilità. Vi faccio solo un esempio: gli azionisti che hanno delle azioni in questi grandi colossi, io papà e mamma, mi devo preoccupare che passano
questi dati così gravi che coinvolgono i minori in maniera del tutto illecita e non possibile da tollerare, come dire che a casa tua tu detieni materiale pedopornografico e non hai responsabilità, ma no, non funziona così. Allora è un problema molto più complesso di quanto possa sembrare. Io ci metto tanta passione e tanta veemenza perché le cose devono cambiare, non è possibile tollerare o neutralizzare soltanto perché io rimuovo il video pedopornografico, perché quei bambini già sono stati violati, hanno già avuto la vita drammaticamente, come dire, lesa, e con conseguenze inenarrabili per tutta la loro esistenza. Il danno è permanente e dall'abuso non si guarisce, si convive, ma si convive con ferite profondissime. Ecco, per questo io dico che ogni abuso che si compie è un abuso gravissimo che si fa sui bambini. E quando c'è la connivenza anche del web, per la divulgazione, la produzione e per lo scambio di materiale di questi soggetti così criminali, non è possibile pensare che bisogna attuare una tolleranza e una normalizzazione. Dobbiamo sapere che non è possibile fare del male ai bambini anche attraverso il web. Scusa la mia franchezza, però non Guarda, possiamo più tollerare questa cosa. non hai proprio bisogno, cioè stai a casa tua, Fortunato. Io proprio fai Grazie. assolutamente, anzi, grazie per farlo tu, perché se lo facessi io non sarei così delicata, te lo dico proprio col cuore in mano, E ti capisco, Fortunato, e ti capisco. perché queste creature, se sopravvivono a queste violenze, sopravviveranno con un pugnale nel cuore tutta la vita. E per quanto potranno incontrare il Signore, per quanto questa loro croce salverà chissà quanti altri, la croce poi tutti i giorni la devi portare. E tutti i giorni Certo. pesa. Tutti i giorni Certo. pesa. Quindi il dolore di queste creature, io da ma non sono, il mio cervello e il mio cuore, il mio animo sono incapaci di non solo di concepirlo, ma di immaginarlo. Quindi ben venga la tua veemenza, ben venga la nostra condanna per chi specula, lucra su questo orrore. Assolutamente, Fortunato, cioè siamo con te, tolleranza zero. Giustamente scrive uno dei nostri conduttori, che è Danilo Leonardi, che tra l'altro è anche lui un papà di un maschio e di una femmina, ma soprattutto è una persona molto 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 ferma, che ha scritto esattamente quello che ho pensato io, cioè, diciamo, tu parlavi di carcere per queste persone, io sono un pochettino poco cristiana, diciamo, in termini di Ti punizione, no? capisco, ti Perché capisco. però ci vuole assolutamente una tolleranza zero, zero tolleranza nei confronti di queste persone, una rieducazione, ma soprattutto, prima di tutto, una tutela e un concreto aiuto per le vittime. E qui veniamo a quella che è l'attività che voi svolgete, al di là, cioè voi è un'attività di monitoraggio, cioè il monitoraggio. Poi c'è l'aiuto concreto, c'è l'ascolto, ci sono le vittime che vengono da voi, perché siete comunque una delle massime autorità riconosciute a livello mondiale in termini di prevenzione di disagio infantile e in termini di aiuti concreti per le vittime di abusi sessuali. Quindi siete un riferimento. Mi viene da pensare, la rete è uno del è stata, adesso è l'autostrada, la superstrada, cioè i corridoi aerei, ce n'è di ogni, no? Ragazzi, pedopornografia, rete, scuola e ambienti dove voi comunque venite invitati. Allora, la scuola è intesa in termini, cioè, mi viene da pensare dall'asilo, dal nido, perché, cioè, mi parli di neonati, quindi dal nido fino all'università, perché la scuola è tutta, no? Allora, dei genitori, degli insegnanti che possono essere all'ascolto, che vedranno più tardi la rubrica in differita,
che la vedranno magari condivisa su altri profili, la vedono su YouTube e ci seguono. Come fanno per avere informazioni, per potervi avere come meter nelle loro realtà? Beh, molto semplice innanzitutto. Meter ha delle sedi, innanzitutto la sede nazionale che si trova ad Avola, ma abbiamo anche il centro polifunzionale per quanto riguarda l'aiuto all'adolescenza e all'infanzia, anche nel campo dell'autismo. Noi abbiamo 50 bambini autistici che accompagniamo, e anche a Pachino, che è il polo formativo ed educativo, dove svolgiamo lì tantissime attività, non solo di formazione, ma anche proprio di accompagnamento delle vittime attraverso il centro di ascolto. Basta semplicemente scrivere alla segreteria @associazionemetre.org, oppure andare al nostro portale associazionemetre.org, e da lì trarre tutte le informazioni, ma anche i contatti che possono eventualmente avere con noi. E noi siamo totalmente disponibili a offrire il nostro supporto, non soltanto umano ma anche professionale, attraverso dei corsi di formazione nelle parrocchie, nelle associazioni, negli enti, ecco, dove eventualmente ci chiamano. Del resto non ci sono solo io, la nostra realtà è una realtà molto composita, complessa, quindi è bene qui anche sfatare un mito: non è una battaglia solo mia personale, No, è la no, nostra vabbè. associazione. C'è un'associazione molto ben strutturata, molto ben organizzata, con le fatiche di ogni altra associazione, però è necessario pensare che noi offriamo questa possibilità. Evidentemente, ecco, oltre all'azione dei monitoraggi attraverso l'Osservatorio Mondiale contro la pedofilia di Meter, e quindi le segnalazioni, e quello è uno dei compiti principali, ma abbiamo i corsi di formazione, i corsi di informazione. Tenete conto che noi ogni anno facciamo circa 300 convegni in tutta Italia, anche in Europa, quindi cioè, siamo molto presenti nel territorio nazionale, nelle scuole, Grazie. nelle università. Ecco, compiamo anche degli studi scientifici riguardo al problema, il rapporto anche con internet e web, l'utilizzo corretto. Ogni anno formiamo le nostre regole sempre aggiornate, che possono essere utilizzate e scoperte attraverso l'utilizzo del nostro web, che invito veramente a visitare, ma anche nei nostri profili social. Basta digitare Meteor Onlus di Don Fortunato Di Noto, e così si scoprono tantissimi canali che noi utilizziamo per la formazione e l'informazione. Allora, a proposito di questo, la nostra rubrica si chiama Semi di Speranza, quindi diciamo, nel titolo di questa puntata noi abbiamo taggato sia te che la pagina dell'associazione di Don Fortunato. Poi ho Bene, visto che c'è Paolo, grazie. mio fratello, che approfitto per salutare, approfitto anche Sì, grazie. per ringraziare Vera, che è stata gentilissima, paziente. Ho avuto modo di parlare con due dei vostri volontari, perché voi dire, so che Collaboratore, sì. comunque gran parte è lavoro volontario, cioè avete anche comunque diciamo dei professionisti, degli specialisti che fanno parte della rete Meter, che voglio dire animano, perché mi ha parlato anche di sportello di autismo, mi ha parlato di come si chiama del centro polifunzionale infanzia e adolescenza, quindi si abbraccia tutto l'infanzia tutta e tutte le problematiche che si riscontrano in quella fascia di così delicata che interessa comunque i bambini, perché poi voglio dire, a me 14, io ho due figli, una è 14 e l'altra 12 anni, sono Certo. bambine, perché noi a 14 anni eravamo bambini. Fortunatamente adesso c'è, cioè, il discorso è che con questa velocità oggi piace tanto chiamarla l'adolescenza, noi era pubertà. Come dice la mia cara amica Silvana De Mari, che immagino conoscerai, dice: quando noi eravamo nella pubertà, crescevamo, e cosa significava? Che potevi andare a prendere l'acqua al pozzo, potevi tagliare la legna e potevi lavare i piatti. Cioè, cerchiamo un po' di riportare all'umano tutte le fasi della crescita, invece di chiamarle con tanti nomi che poi alla fine non significano niente e creano confusione. Ma sì, ma ti ringrazio di questa puntualizzazione, perché in fondo
è una società che vuole adultizzare ed erotizzare i bambini. Io spesso la denuncio questa storia. Cioè, i bambini non vogliamo che rimangano bambini. Del resto è una società così chiamata pedofobica, cioè ha paura dei bambini. Non a caso che li vuole rendere adulti. E quindi, ma questa fa anche il gioco del cosiddetto delle lobby pedofile. Le lobby pedofile molto strutturate, molto presenti nel mondo, con le loro iniziative anche, che non sono certamente lecite se abusano di bambini, ma che diventano quasi libertà di pensiero, in cui uno può dire benissimo, ma in fondo che c'è di male? Se io mi innamoro di un bambino che ho 50 anni e eventualmente se ci strappa anche un bacetto e perché no anche una pomiciatina, in fondo che c'è di male? Senza dimenticare che si è sempre bambini. È vero che i bambini oggi magari non sono come eravamo noi, cioè nel senso che hanno una maggiore reattività, una maggiore forse, diciamo forse, conoscenza, però è anche vero, oppure anche un corpo formato, ma una bambina di 12 anni è sempre una bambina di 12 anni, o una bambina di Amen. 14 anni è sempre una bambina di 14 anni. Cioè dire, noi molte volte vogliamo adultizzare i bambini. Ecco, questo è il tentativo costante, ideologico, ma anche della deriva relativista, in cui noi non vogliamo bambini, vogliamo già adulti. E vi posso testimoniare e garantire, e nessuno credo abbia il coraggio di smentirmi, perché io lo documento quello che dico, abbiamo tantissime portali, tantissimi movimenti, tantissime organizzazioni che stanno normalizzando la pedofilia come in fondo un orientamento, come tutti gli orientamenti sessuali che esistono nel mondo. La cosa più importante, secondo loro, è che non facciano del male ai bambini, basta che c'è il consenso dei bambini. Poi me la vengono a raccontare questi soggetti, come un neonato, una neonata, vi darà il consenso. Comunque, eventualmente, questo ce la ragioniamo. Allora, capiamo, ci comprendiamo che anche la buona ragione, cioè non si può dire che in amore non c'è età. Certo, è normale che una mamma non ha età per amare un figlio. Ma in amore, quando si dice non c'è età, ha una doppia valenza, un doppio significato. E questa frase la utilizzano molti coloro che promuovono una certa normalizzazione. Io vi posso garantire che nelle università, certi tipi di università, si insegnano queste cose, si promuovono queste cose, si dicono queste cose. E nel momento in cui l'ambiente culturale vuole normalizzare ciò che di per sé non è normalizzabile, allora voi capite che è un problema molto serio. Allora è una battaglia, non è soltanto contro l'abuso che accade nei confronti dei bambini, ma queste culture deve essere necessariamente, come dire, condannato. Però è anche vero che l'alimentazione di una certa subcultura, perché io non la chiamo neanche cultura, che pensa che il pedofilo diventa così tanto virtuoso da poter dire in fondo non c'è niente di male, se io sono innamorato di una bambina e ci strappo anche una toccatina e un bacetto. Allora bisogna stare molto attenti perché questo qua è quello che sarà la sfida già che è iniziata quasi 20 anni fa. Io mi ricordo di essere stato il primo al mondo che denunciai il Fronte Liberazione Pedofilo presente in Italia e in tutto il mondo. E per giunta alcuni esponenti avevano pensato di eliminarmi con un attacco chimico anche a un carabiniere o un giudice. Questo per dire che alla faccia è solo un'idea bella di benessere, in fondo non c'è niente di male. Ecco, io credo che questo dovremmo anche dirle. Capisco che ad alcuni urta questa cosa, perché si dice, beh, ma allora lei sta limitando la libertà del pensiero, un pedofilo, la pedofilia in fondo nella storia dei greci, nella storia dei romani, è stata Guarda aggiunta colta. te, È certo. sempre la storia. E io vi posso dire che, essendo uno storico, io insegno storia, va bene, docente di storia, io vi posso dire che non è vero che i greci tolleravano i cosiddetti pederasti se per caso andavano a fare sodomia nei confronti di bambina di sotto dei 12 anni. Posso garantire a chi ci ascolta che c'era anche la pena di morte. Allora, non sto invocando la pena di morte, me ne guarderei, non c'è minimamente una cosa del genere nella mia pensiero, però non era tollerata. Oggi perché dobbiamo allora tollerarla? Qual è la Certo. ragione della tolleranza?
ragione, beh, sai cosa diceva? Il buon Falcone diceva segui i piccioli, ma prima di lui tanti ama, voglio dire, io ho un amore particolare per Falcone e per Borsellino, penso la nostra generazione in maniera particolare, no? Lui come chi l'ha preceduto, chi li ha preceduti, segui i piccioli, perché lo sai meglio di me, però io ho vissuto in Nord Europa dagli anni 80 e nel 2000. Sai cosa mi ricordo? Io ricordo, ti ricordi quando venne la moda dei Levi's 501 unisex? Certo. Allora, figo, no? Il jeans che faceva figo mettersi la camicia da uomo sulla donna, l'inizio del gender, l'inizio del mescolare, parte tutto da lì, no? E parliamo degli anni 80, anni 80, anni 80. Ti parlo di Ferrara degli anni 70 dove io vivevo e ricordo mia mamma che raccontava che iniziavano a sentirsi i primi casi di bambini molestati, ma non se ne parlava, ma non se ne parlava allora, come non se ne parla oggi? Questo a me spaventa, Fortunato, questo a me terrorizza, perché a distanza di 50 anni, e tanti sono passati, non se ne parlava prima, ma non se ne parla manco adesso. Però se parla dei greci in maniera manipolata, c'è qualcosa che non va. Allora, evidentemente, il gap è una manica di soldi. Scusami perché io. Ma guarda, ti dico di più, cioè il concetto è questo qua. Allora, noi dobbiamo capire, dobbiamo partire da alcune considerazioni. Innanzitutto, pongo la domanda a tutti, ma credetemi, io che giro mezzo mondo, non tutti rispondono alla stessa maniera. La pedofilia è un crimine o no? Perché vedete, eh sì, ha voglia, ma lo dici tu. Ma molti dicono no, in fondo la pedofilia o il pedofilo potrebbe rientrare benissimo in un orientamento sessuale. Diventa reato nella misura in cui, ebbene, io abuso dei bambini. Questa terminologia che sembrerebbe assurda, e sì, ma il problema è questo. Non No, tutti dicono scusa, che la io cioè, pedofilia, non sono incapace di. ma non tutti. Non tutti e non tutti affermeranno che la pedofilia è un crimine, va bene? Come anche la pedopornografia, a tal punto che qualcuno avanza la possibilità di avere una dose minima come la droga personale, in fondo, che c'è di male se io detengo qualche foto di bambini stuprati e io mi masturbo davanti a queste foto? Ora, perdonate la mia crudezza, da un prete forse non dovrebbe emergere questo tipo di discorso, però vedete, quando uno dopo 30 anni ha ascoltato migliaia di vittime, quando uno come me, ma Meter in sé, ha denunciato quello che già vi ho detto, quando per giunta è anche minacciato da alcuni soggetti che vogliono farti la pelle perché tu disturbi e colpisci anche l'aspetto economico dell'incidente che c'è dietro tutta questa storia. Allora vedete, l'aspetto ideologico, comunque con la condizione di Lanzarote, non è possibile attraverso la rete promuovere la pedofilia o istigare a comportamenti di pedofilia, bene, quindi un reato di pedofilia. E voi capite che di fronte siamo ad una sfida culturale. Ora, quando si dice, ma per carità, uno può, siccome noi non abbiamo la potenza economica per gli anni e anni che sono invitati sempre in TV, che promuovono certi tipi di stili di vita, che ovviamente hanno i contratti per le fiction dove necessariamente bisogna inserire per una questione di pari opportunità gli altri, ma io non ce l'ho contro queste persone, chi è adulto? Mettiamo le cose in chiaro. Per me un adulto può fare quello che vuole. La cosa più importante è che non compia il reato, se poi è un cattolico, che non compia dei peccati. Ecco, mettiamo le cose in chiaro. Però il problema è che dobbiamo parlare, attenzione anche ai bambini.
I bambini, soprattutto come già vi ho detto, riguardo alla pedofilia e sono di età di preferenza, lo ripeto, qualcuno può dimenticare, da 0 al massimo 12 anni, quindi questi bambini non hanno la libertà e anche la possibilità di avere adulti che li aiutino seriamente nella loro protezione di vita. Nel loro equilibrio psico-fisico, nella loro capacità di poter vivere un'infanzia sufficientemente serena, con genitori che possono, o tutori loro, che possono seriamente aiutarsi a diventare degli adulti consapevoli, coerenti e perché non poi possono scegliere quello che vogliono, ecco, anche innamorarsi di un altro, a me non mi interessa che sia adulto, non fare scelta che vuole. La cosa più importante è che non compiti reati e peccati nei confronti dei piccoli dei deboli. Allora dobbiamo metterci d'accordo, perché se non ci mettiamo d'accordo, anche la difesa e la tutela dei bambini diventa un aspetto ideologico, cosa che non fa del bene ai bambini, assolutamente. E quindi io credo che dobbiamo avere vigilanza, dobbiamo dire no quando è necessario dire di no e soprattutto perché no, dialogare con chi vuole dialogare. Allora, i bambini, vogliamo amarli e proteggerli o i bambini vogliamo utilizzarli per scopi ideologici? Allora, se vogliamo utilizzarli per scopi ideologici stiamo su una strada sbagliata un po' tutti e sappiamo benissimo che c'è anche una deriva in tal senso. Del resto io dico sempre una frase, tanti bambini orfani con genitori vivi, ed è vero, questi bambini che dovrebbero avere il diritto dei genitori sono già orfani fin dalla nascita, perché non hanno più di riferimento, perché si pensa più alla mentalità adulta, manipolatoria e soprattutto legata ad una logica diversa. Il mondo è fatto di 7 miliardi di persone, con 7 miliardi sono tanti miliardi di bambini. E noi abbiamo come adulti il dovere di stare dalla loro parte in tutti i sensi. Io sono un po' stufo, devo essere onesto, di convenzioni, protocolli, commissioni, di tutto di più. Ormai ne abbiamo così tanti che abbiamo chiacchiere. Qui dobbiamo agire nel territorio, dare la possibilità a chi ha bisogno concreto, ecco, di essere sostenuto. Poi se dobbiamo parlare, io non sono e non faccio politica, se non intesa. Per il bene della gente, per il bene comune, dei popoli, del popolo a cui io sono chiamato a servire. Però, se noi pensiamo di politica, ecco, la politica è un'alta vocazione, dicevo, ma non solo un'alta vocazione, ma è un impegno affinché i deboli, i piccoli, i soli, gli abbandonati, le persone disabili, le famiglie fragili che vivono situazioni non di aiuto concreto, ma di abbandono concreto, devono essere sostenuti. Ora, poi tutto il resto possiamo farlo. Possiamo amare gli animali, i gatti, i cani, possiamo amare gli elefanti, i Miei serpenti, bambini. possiamo amare tutto quello che volete. Però è anche vero che dobbiamo dare un amore equilibrato, sereno a chi è umano, quest'umano che l'abbiamo ridotta a un disumano. Esatto, Fortunato. Guarda, non c'è null'altro da aggiungere perché qualsiasi cosa io possa dire, sminuirebbe. Non solo il lavoro, il messaggio, la testimonianza che stai dando tu e quindi non aggiungo nient'altro tranne grazie. Un'ultima cosa, Osservatorio Mondiale contro la pedofilia, ne hai accennato prima se non, o comunque il discorso andava verso lì e poi io ti chiedo scusa, sono una pessima attrice, me si legge in faccia quello che penso, pure se faccio politica. Non faccio una buona, non sono una brava politica, insomma, in questo termine. Sono una mamma e questo è. Sono un soldato di Cristo e una mamma e queste sono le mie vocazioni primarie. Poi tutto il resto viene dopo. Quindi ti chiedo scusa, ma quello che tu dici io cioè, lo respiro, lo assorbo, lo mastico, lo vivo, lo sento proprio dentro. Quindi ti chiedo perdono se c'è una partecipazione così viva a tutto quello che tu dici. Prima noi parlavamo, no, delle varie collaborazioni tra le polizie, tra diciamo, le forze di polizia, chiamiamole così, che forse è più corretto, e di questo osservatorio che se non ho capito male
entra nell'ambito di una collaborazione delle forze di polizia internazionali? Sì, l'osservatorio è un ufficio altamente specializzato che ovviamente si occupa non solo del monitoraggio della rete, ma soprattutto della possibilità di offrire dei percorsi educativi, didattici anche nell'utilizzo della rete da parte dei minori e delle famiglie. Certo, entra a buon titolo perché con i protocolli che noi abbiamo ci permette di poter ecco, segnalare con una certa immediatezza ciò che ritroviamo nella rete. Perché noi monitoriamo la rete 24 ore su 24 attraverso veramente una competenza di altissimo livello. Ovviamente, lo voglio precisare, noi non ci sostituiamo alla polizia, noi non facciamo No, no. investigatori, noi stiamo al nostro posto rispetto della legge, noi non deteniamo mai del materiale, né tantomeno ci interlochiamo con i soggetti pedofili o pedopornografi. Noi nel momento in cui individuiamo, segnaliamo attraverso un nostro lavoro ben definito e specifico, che la Polizia Postale, in questo caso in Italia, ma anche le altre sanno e conoscono, noi immediatamente segnaliamo i fatti. Ovviamente poi l'approfondimento investigativo lo devono fare la magistratura e la polizia. Noi ci fermiamo là. Poi ovviamente se le vittime si rivolgono a noi, noi li accogliamo, li ascoltiamo, li accompagniamo attraverso anche un nostro protocollo interno fino al processo, fino anche alla definizione del processo. Voi comprendete che è un fatto seriamente impegnativo e seriamente competente. Quindi è di fondamentale importanza questo aspetto. Ovviamente, come vi ho detto, terminare, e l'aspetto è proprio anche poi preventivo, formativo, informativo. Noi viviamo nel territorio, anche con i nostri referenti nazionali che sono sparsi in tante città italiane, anche se c'è qualcuno che vuole collaborarci, ben volentieri, perché è una battaglia, è un impegno di tutti, come ci ha detto Papa Francesco nella lettera al popolo di Dio, tutta la comunità è chiamata a impegnarsi in questo campo, non soltanto per l'inizio o per qualcuno che evidentemente ha una vocazione specifica. Allora, sia nel mondo della politica, mi appello anche al vostro movimento, impegnatevi in tal senso, abbiate cura nei vostri programmi di inserire la difesa dei bambini e di metterlo al primo posto, non al terzo o quarto punto, al primo posto. Uno Stato, uno Stato è ed è omni, cioè sei meglio di me che il gender precisamente, lo so. è un tunnel, no? È la crepa che fa entrare tutto il resto poi, no? Lo so, lo Perché so. Ma io mi bisogna avvalgo delle definirlo. parole di Papa Francesco: il gender è una ideologia relativista. Smentite il Santo Padre, non me, eventualmente chi è contro quello che sto dicendo. Bravo. Quindi, eventualmente, dite al Santo Padre che forse avrà sbagliato nel dire quello che ha detto, ma lui lo ha detto. Stiamo attenti alla deriva relativista, stiamo attenti a non far diventare tutto ciò ideologia, perché l'ideologia non serve l'uomo. L'ideologia è ben altro dai fatti della vita. I fatti della vita sono ben altra storia. Ed oggi in una umanità così ferita, così dimenticata, una famiglia che ha perso anche la propria identità, in un bombardamento mediatico che ci fa sembrare che il pesce è diventato un asino, allora io credo che dobbiamo avere la capacità di dire le cose come stanno. Poi, con molta umiltà, con molta anche collaborazione, ragioniamoci insieme, cerchiamo vie che rispettino l'uomo sempre, comunque, dovunque. Qui non è un problema, io sono nemico tuo. Noi diventiamo nemici quando siamo nemici della vita, quando siamo nemici dell'amore, quando siamo nemici, ecco, del rispetto dei deboli e dei piccoli. Allora sì che possiamo diventare contrapposti, ma la bellezza della vita è così tanto bella che noi siamo chiamati a difenderla fin dal grembo materno. Fortunato, io starei, cioè, ore, leggerai poi se hai tempo, perché immagino che il tempo è sempre molto limitato. I commenti, ci sono ringraziamenti, ci sono benedizioni, ci sono anche alcune domande alle quali ritengo, diciamo, noi durante le dirette vediamo che ci sono le domande, però invitiamo poi l'ospite successivamente a
se hai il tempo di andare a rispondere Certo. personalmente, perché sai, durante la diretta è bene comunque che questa chiacchierata arrivi. Noi stiamo dando un messaggio. Poi le domande, ho letto anche velocemente un inizio di polemica, che non ritengo possa essere aperta in questa sede perché, non ha spazio e non è il luogo adeguato. Noi Sì, magari sono quelle polemiche, ma perché non vedi i preti a casa sua? Perché non... Allora, mettiamo le cose anche qui in chiaro, per chi eventualmente non l'ha ascoltato. Cioè, allora, forse ancora molti non hanno capito una cosa. Loro non devono ingannarsi del colletto. Anzi, il colletto mi dà un'autorità morale perché io sono contro gli abusi sessuali che provengano dai preti, che provengono dagli eterosessuali, che provengono dagli omosessuali, che provengono dai transgender, che provengono da chiunque provengono, io sono contro gli abusi sessuali sui minori, sui bambini. A me non me ne frega niente se chi è chi li compie. A me interessa che tu, che lo compi, hai fatto un reato gravissimo e per chi ha fede un peccato gravissimo. Va bene? Di cui la Chiesa gradualmente, lentamente, e io posso dirlo ad alta voce, si sta impegnando molto di più di tanti altri stati. Quindi, allora, anche questo è bene dirlo, non perché io sono un prete, perché io conosco, leggo, ho letto i rapporti, ho letto con le fatiche di ogni cosa. Ad esempio, a me dà fastidio, scusami se ho tolto la parola, però a me dà fastidio quando... Sì, dobbiamo fare le liste di prescrizioni, gli elenchi di preti che hanno abusato. Allora, se noi dobbiamo essere onesti, iniziamo a fare gli elenchi dei papà, delle mamme, dei Bravo. magistrati, dei politici. Allora, mettiamole tutte se è possibile, però questo non serve. Non è questo il problema di mettere nomi e cognomi. Il problema è difendere i bambini, tu curre, e mettere le persone che hanno fatto del male ai bambini in condizioni che non li offendano più. Va bene? Attraverso una individuazione, una denuncia, un giusto processo, una giusta condanna, affinché si possano ravvedere e affinché non compiano mai più del danno ai bambini. Perché guardi, guardate, io sono profondamente appesantito e ferito, ma gioiosamente anche impegnato, perché i troppi dolori non è facile ascoltarli e accompagnarli. A voi mi sembra che sia una cosa semplicissima, come se stessimo mangiando una pizza o eventualmente facendo uno spettacolo teatrale. No, no, i dolori della gente che noi accogliamo, dei bambini che noi accogliamo, sono dolori profondissimi che hanno compiuto da parte, che hanno subito da parte di qualcuno. Allora, non ingannatevi del fatto che io sono un prete, sono felice di essere prete, io amo la mia chiesa, spero che credo anche ugualmente, io amo questo Papa, perché in questo momento c'è Papa Francesco, e ho amato e amo, nonostante ancora vivo, ma non è regnante, Papa Benedetto, e finiamola e smettiamola di contrapporci, bene? Dicendo tutto il contrario di tutto, non facciamo il bene di nessuno. Scusate la mia fierezza, signor Francesco, non credo che sia giusto dire le cose. Fortunato, grazie, grazie per Grazie a voi. quello che fai, grazie per questa testimonianza, grazie per la concretezza delle tue parole. Grazie per il tuo Grazie a voi. sì, no, no. Che Dio ti Io lo sia so che ci benedito. saranno, io lo so che ci saranno persecuzioni per chi serve il Signore, ma che ben vengono, non è questo il problema. Beati voi, beati Beato. E poi voi. soprattutto chiedo al numeroso pubblico che mi sta seguendo, pregate per me, pregate veramente, sostenetemi con la preghiera e se potete sostenete anche me con la preghiera e quando se avete possibilità con qualche pensiero concreto. Grazie. Grazie a te, grazie Fortunato, grazie con tutto il cuore, grazie da parte di tutti noi, di Popolo della Famiglia TV, grazie da parte della nostra Grazie. autrice che è Daniela Baldanza, che è una tua conterranea. Spero vivamente di averti nuovamente con noi. Nei commenti abbiamo inserito anche il sito.
in maniera tale che Bene. più verrà diffusa questa diretta, maggiormente sarà possibile raggiungervi. Grazie ancora, speriamo di poterti avere di nuovo prima di giugno con noi e comunque dobbiamo fare in modo di incontrarci, di vederci, perché parlando mi sono venute in mente 1,5 milioni di idee. Che Dio ti Con benedica molto sempre. piacere, disponibilissimo. Noi e tutta Metere. Grazie a voi. Buona Grazie, serata e grazie a benedico voi. tutti, anche a coloro che non Grazie. credono. La benedizione fa sempre bene. Anche coloro che non Grazie. credono, non storcono il naso. Dicono, guarda, un pover uomo ci sta benedendo perché sta dicendo bene di voi. Perché io voglio dire sempre bene di tutti, come spero che anche voi diciate bene di me. Grazie, Grazie. grazie. Ciao Grazie. caro, grazie. Ciao. Arrivederci, arrivederci. Ciao, grazie. Ragazzi, puntatona questa sera, grazie per essere stati con noi. Condividiamo, condividiamo, condividiamo questa diretta. Ho visto che nel corso della diretta, per avermelo segnalato, non abbiamo potuto ovviamente fare nulla perché la trasmissione, una volta che è partita, non può essere migliorata, quindi può capitare che l'audio non fosse ottimo. Io dalla diretta riuscivo a sentirlo, quindi riascoltate questa diretta, mettetevi le cuffiette, aumentate il suono, perché comunque le parole di Fortunato erano e sono state e saranno sempre importanti da ascoltare, da riascoltare e da diffondere. Io vi saluto, vi ringrazio insieme a tutta la nostra redazione, insieme alla nostra autrice, ringrazio Emanuele Ercoli, grazie al quale per la redazione del canale YouTube siamo andati in contemporanea. Grazie a tutti, abbiamo sforato. Vi auguro buona domenica, non dimentichiamoci di pregare per Don Fortunato, per Meter, per tutte le persone che difendono i bambini, preghiamo per i bambini perché il loro dolore comunque regge il nostro mondo. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con Semi di Speranza, sempre alle 7:30, sempre su Popolo della Famiglia TV. Ciao, buona domenica!